Primo pareggio per 0-0 della San Giovannese, arriva in casa della capolista lucchese. Fosse stato un incontro di box, probabilmente gli azzurri alla fine avrebbero vinto. Da rivedere anche alcune decisioni arbitrali, almeno un rigore poteva starci. L'unica squadra con la quale la capolista lucchese era andata in chiara sofferenza è stata la Nocerina, che al Porta Elisa travolse i parimenti cromati rossoneri toscani col punteggio di 5-0. Per questo Fraschetti, nella settimana delle multiple assenze forzate, Merini e Bernini su tutti, ridisegna la squadra con il 4-4-2, nel quale Salvatori va a fare l'esterno basso di destra e Dierne e Chiarini sono i centrali. Prima punta il ragazzo Scuola Siena di Crescenzo. Davanti Favarin non rinnega il proprio credo, ancora una volta padrone di casa, messo in campo col 3-4-3, nel quale operano anche gli ex Moccarelli e Galli. I minuti iniziali sono appannaggio dei padroni di casa, anche se la prima conclusione non crea eccessive problematiche alla retroguardia azzurra. Dei neutralizza su Pera. Attorno al quarto d'ora, quindi, primo vero pallone giocabile per Biggi. La posizione è estremamente defilata, ci mette una pezza ancora una volta l'estremo difensore azzurro. Poco dopo a Dei viene fischiata una punizione a due in area per aver trattenuto troppo a lungo la sfera. Si presenta Alessandro Galli, che aggira bene la barriera, ma la sua conclusione non scende. Metà frazione e primo squillo per gli azzurri. Sacenti dal limite trova la respinta in tuffo di Nicastro. Le due squadre quindi sembrano prendersi le misure fino al finale di frazione, quando un posizionamento errato della difesa azzurra permette a Biggi di liberarsi in area e sull'uscita di Dei concludere oltre la trasversale. Nella ripresa Pippi reclama subito un calcio di rigore, poi attenzione perché il secondo cartellino giallo di Bova costa l'inferiorità numerica per il resto della gara ai padroni di casa. L'inerzia adesso è tutta per la Sangio e suo malgrado Garufo prosegue la tradizione negativa di penalti non fischiati ai suoi danni. Lo stesso ex Nissa quindi dal limite prende la mira e coglie un pieno in montante con Nicastro già battuto. Un minuto dopo l'unico alleggerimento rossonero è con Galli. Dei non si lascia sorprendere. Tocca quindi a Sacenti cercare la via della rete. Stavolta Nicastro ancora una volta proprio non sarebbe arrivato sul suo controbalzo, che si esaurisce però sul fondo. Gli ultimi tentativi portano la firma di Dianda per due volte comparato. Proprio gli azzurri non ce la fanno ad espugnare il Porta Elisa, ma la squadra ha reagito benissimo allo stop col Bellaria.